Vai. Allora, cari amici, come nostra abitudine, riprendiamo la nostra rassegna stampa. Oggi abbiamo veramente molte cose da dire, anche perché i giornali che prenderemo in considerazione sono più di uno, le copie dei singoli giornali ovviamente sono più di una, e tutto quello che si va scrivendo oggi nei periodici, nei quotidiani e quant'altro è di estremo interesse per la politica italiana e per gli italiani che riescono a ragionare. Allora, cominciamo con questo articolo che a mio avviso è veramente interessante. Corriere della Sera, giovedì 17 luglio 2014. L'americano che aiutò Cossiga. Chissà, caso strano, esce adesso questo fantomatico signore. Sempre on time, sempre allora, sul momento, no? Allora, proprio di quelli che tacche, preciso, sì, no? Sempre. E quando gli arriva l'ordine dice adesso tu devi fare questa dichiarazione. Allora, Piek Zenik, ero terrorizzato, vivevo in albergo con la pistola che mi diede il ministro. Ti immagini la pistola che gli ha dato il ministro, Cossiga. Regala una pistola a Pietro. Comunque quello che voglio dire è questo. E lo psichiatra mandato dal governo USA nel 1978, interrogato dal pubblico ministero Palamara, l'ordine non era di far rilasciare l'ostaggio, ma di stabilizzare il vostro paese. Certo, per stabilizzare il paese doveva essere eliminato Aldo Moro. Perché? Perché Aldo Moro rappresenta... L'ordine comunque pare che sia partito dal Mossad, eh? Ma è la stessa cosa, CIA Mossad è la stessa cosa. C'è una interdipendenza, poi l'ordine, quale ordine? Prima devi costruire le cosiddette brigate rosse, poi una volta che l'hai costituite gli devi dare una credibilità, no, politica. Il nucleo centrale deve essere ai tuoi ordini, sono poveri coglioni, e tutti gli altri fanno gli scelti. I neofascisti, no? Certo. Reclutati tra la Marmaglia, che abitualmente era reclutata dal Movimento Sociale Italiano, che marmaglia di neofascisti che non sapevano assolutamente nulla della storia, né leggere né scrivere, li mandavano in giro a attaccare i manifesti oppure a scazzottare. Al momento opportuno i servizi segreti se ne sono figliati qualcuno. Se ne bevevano uno. Tre più teste di legno li mandavano a fare questo e quello. Ma la cosa interessante... No, poi quando c'erano da acchiappare qualcuno lo acchiappavano e già sapevano chi andare a prendere. Sì, ma sapevano tutto, lo seguivano vita naturale durante, avevano le fotografie e lì non puoi negare, no? Poi certe persone che comunque sarebbero state condannate all'ergastolo, come un certo Fioravanti, ad esempio, l'hanno accusate delle peggio cose, cioè come se uno come Fioravanti, che era uno il dono dell'ubiquità, sì, avesse messo le bombe per il treno di Bologna, insomma. Non è all'altezza. Allora, continuo a dire queste cose. Aspetta, va fatta una postilla. Allora, maneggiare le bombe non è da tutti. No, a parte quello. Maneggiare le bombe di quella potenza sì, lì. Sì, qualche corso. Il petardo che si mette lì, dimostrativo da anarchico, artigianalmente. Quelle bombe lì bisogna saperle fare bene. Bisogna saperle costruire, bisogna saperle maneggiare, saperle innescare al momento opportuno. Senti, con la gente lì, di recente è successo un episodio... Se no fai la fine dei Feltrinelli. Sì, anche se Feltrinelli non è detto che fosse quello che era andato lì a mettere la bomba. Fatto è che di sicuro, come ci ha suggerito un amico, no? È che è sicuramente nel guardare il cadavere di Feltrinelli... Il commissario Calabresi deve aver capito qualcosa ed è questa la ragione per cui è stato eliminato da Sofri e compagnia cantante, agenti CIA. Ecco. Allora andiamo avanti a questa cosa qui, perché c'è un'altra cosa da dire. Quando il giovane Alibrandi, quello che è stato ucciso in Palestina, Vittorio, che è stato rapito in Palestina e l'hanno ammazzato perché si era permesso di contestare
un noto esponente del sionismo in Italia, tra l'altro autore di libri sulla camorra. Quello l'hanno ammazzato 3-4 anni fa? Sì. È Vittorio, il cognome adesso mi sfugge. Un nome molto noto, insomma, un nome noto anche come famiglia. Con nome di famiglia, di grossa famiglia, lui sicuramente non lo era, ma insomma praticamente nel caso lui aveva attaccato, no, questo noto esponente del sionismo, il quale a sua volta per conto degli interessi israeliani attaccava sistematicamente la camorra, no? Il personaggio è noto, figura. Ha fatto successo scrivendo libri. Sì, appunto. Si è inventato di sana pianta, perché lui, sui luoghi dove lui dice di essere stato, non l'ha mai conosciuto nessuno. Appunto. Per avere questo giovane. Arrigoni? Arrigoni, bravissimo. Mi ricordavo un cognome noto, sì, no? Arrigoni. Per avere attaccato, è stato. Attento a quello, voglio dire, per i nostri amici. Per avere attaccato questo noto scrittore, che compare, è comparso per lungo tempo, fin tanto che poi qualcuno non ha fatto vedere il codino, la coda, capito? La coda di paglia. Allora compare di meno, diciamo, no? Prima appariva sempre, no? Sparava, gliele facevano dire, cioè. E Arrigoni, per averlo pagavano attaccato... per dirle, quindi. Sì, ma nemmeno pagate, se devi dire così, quello. Questo mi ricorda tutt'oggi, non so se tu te li ricordi, e certi tappi per bottiglie dell'Alto Adige, no? Che, dove c'è una figurina di una persona sopra, no? Di legno, e che tu con una molla dietro, quello apre sempre la bocca così, Questo è l'autore di Gomorra, è uno di quelli lì, di legno. Anzi, la testa di legno, fatta di legno, è più simpatica della sua. È più vera. Sì, è più vera. E poi non possiamo mai dire testa di cazzo, perché offendere il cazzo in questi casi non è proprio... Grandio Priopus, non stiamo scherzando. Per aver attaccato questo personaggio, il buon Arrigoni è stato rapito. Oh, che strano, l'hanno rapito gli arabi. Allora, quello che voglio dire è semplicemente questa cosa. Quando si fanno operazioni di questo tipo, operazioni coperte di questo tipo, la prima cosa è lanciare nell'opinione pubblica un'informazione palesemente errata ed erronea. Ma non perché l'opinione pubblica, che è composta anche di persone intelligenti, beve quella notizia, ma perché tu in quel momento hai creato comunque disorientamento, una dissonanza informativa che interferisce su tutto il resto. La stessa cosa dice. Hai detto bene, si chiama proprio interferenza. Esattamente. A livello psicologico è un'interferenza che è una premessa che devi negare. Sì. E il cervello fa fatica a negare. Poi dopo vadano le cose come vogliono. Allora, siccome stava emergendo la questione Moro, perché ormai è palese, solo uno stronzo non riesce a capire che Moro è stato fatto fuori dagli americani, anche perché Moro era stato minacciato da Kissinger. E per aver detto queste cose, per aver detto che Moro gli aveva detto che era stato minacciato, e il padre del nostro amico Nino Galloni è stato, che era all'epoca vicepresidente della Democrazia Cristiana, è stato gambizzato. Allora, leggo alcune frasi. No, ma lo dice anche lui, che Moro è stato ammazzato dagli americani, lo dice anche Galloni, eh? Sì, sì, ma è ovvio, lo sanno tutti. Allora... Dice Dipartimento di Stato, allora chi è? Steve Pisknik, psichiatra statunitense, è stato assistente al sottosegretario di Stato del governo americano e capo dell'ufficio per la gestione dei problemi del terrorismo internazionale del Dipartimento di Stato. Qualsiasi riferimento a quello che ha più volte ripetutamente denunciato il nostro amico Paolo Ferraro, no? Eccolo qui la riprova. Chi è questo agente? Un esperto di lavaggio del cervello, uno psichiatra. È scritto tranquillamente. Un esperto del lavaggio del cervello. Ma i più grossi complotti si fanno sempre
attraverso il lavaggio della comunicazione del cervello. Esattamente. E chi lo può gestire meglio? Lo psichiatra. Il controllo della comunicazione, non scordiamolo mai, che per 1000 anni ce l'hanno avuto solo dei centri molto ben precisi. Esattamente. Per 1000 anni, 2000. No, per 1000 anni in assoluto. Poi gradualmente, da Giovanni di Gutenberg in poi, gradualmente. Piano piano, decennio dopo decennio. Rogo dopo rogo e interferenze di questo tipo. Andiamo avanti. Subito dopo il sequestro Moro da parte delle Brigate Rosse, 16 marzo 1978, Piksnik fu inviato dagli Stati Uniti in Italia per fornire assistenza al governo nella gestione della crisi. Non c'avevamo psicologo, non c'avevamo psicologi in Italia. No, ma soprattutto per assistere Cossiga. Il libro, nel 2008, Piksnik ha pubblicato con il giornalista francese Emmanuel Amara un libro intervista intitolato Abbiamo ucciso Aldo Moro. Cooper Edizioni. Allora, siccome il libro è stato pubblicato in Francia, i francesi non le bevono come le beviamo noi, anche perché gliene frega un cazzo di quello che succede in Italia. Peggio va l'Italia, più contenti. Però stranamente è stato pubblicato in Francia e non in Italia, com'è? No, è stato prodotto Cooper Edizioni, pare che Cooper sia anche un editore italiano che l'ha pubblicato. Però ha dovuto pubblicare lo stesso titolo. Questo che voglio dire, gli è scappato, no? Perché avrebbero dovuto, se fosse stato pubblicato inizialmente in Italia, come sarebbe stato intitolato? Come tentammo di salvare Aldo Moro. Siccome l'hanno pubblicato in Francia, come abbiamo ucciso giusto, Aldo Moro? Giusto, mi sembra giusto. Allora, leggiamo altre 3 o 4 frasette che sono importanti. Piksnik trascorse le sue giornate romane per lo più nell'ufficio di Cossiga. Oh, che strano! Ma chi l'aveva accreditato? Ma poi chi? Scusate un minuto, io adesso Cossiga è morto, ma dico io, volete andare a passare le giornate assieme a Cossiga? Chiedete di poterci andare, no? Lui subito, è arrivato subito e è stato lì con Cossiga, è bene che si sappia. Insieme a uno psichiatra italiano, probabilmente il criminologo Franco Ferracuti, iscritto alla loggia P2 di Licia Gelli. Allora, anche questo mi sembra un condizionamento importante. Perché? Perché il fatto che ci sia stato questo piduista Ferracuti può significare solo che Licia Gelli abbia detto guarda, su questa cosa vogliamo saperla anche noi. Cioè, non potete gestire solo voi americani con la K, no? Cossiga. Che era scritto sempre con la K, al posto di C c'era la K. Non dice a me. Americani, K, no? Licio Gelli, che non era proprio americano, sennò la P2 non sarebbe stata colpita, ma c'erano dei grossi interessi di altro tipo, giustamente ha detto, no, aspetta un minuto, ci voglio io la mia controprova, che è il buon Ferracuti, e ci deve essere anche lui. Nel tête-à-tête fra Piksnik o come cazzo si chiama sto immagine di cognome già di per se stesso mi dice tutto la provenienza territoriale e religiosa territoriale è chiara, religiosa un po' meno ma molto dubitativa nella CIA ti immagini allora e a giudice Renato Squillante all'epoca consigliere del ministro dell'interno. Il PM Palamara, tra l'altro consigliere del ministro dell'interno, a quel punto io ricordo benissimo che proprio in quei giorni lì, sulla notissima rivista OP, notissima, notizia di quelli, per quelli che si interessavano. È stata una rivista epocale, OP. Sì, ma non la leggeva. È durata nessuno. Pochissimo, ma. Non la leggeva nessuno. No, sì, ma c'aveva una funzione ben precisa. E appunto, la rivista OP. Di cui io ho tutte le copie, ma non io ne ho lette qualche, a portata di mano. Ne ho letta qualcuna, sì. Ma non. Perché se c'è qualcuno che vuole venirmele a rubare a casa, gli dico subito che non, non è il caso, che non le trovano. Vabbè. Allora, mi ricordo che lessi un articolo bellissimo che voglio citare. Avevo in programma
di fare una rassegna stampa su tante cose, non la facciamo ovviamente perché questo argomento è il più importante di tutti. Lessi un raccontino che era stato pubblicato appunto all'epoca Pecorelli. Del giornale di Pecorelli, che era stato pubblicato all'epoca del rapimento di Moro, e probabilmente una delle ragioni dell'assassinio del giornalista Pecorelli sta proprio in questo racconto, perché è un racconto tutto scritto tra le righe, un'allegoria. Allora, sì, allora lo diciamo perché io me lo ricordo benissimo. Allora, il racconto è questo: in un certo giorno due carabinieri si presentano in motocicletta, si presentano al Ministero dell'Interno e chiedono di parlare con il ministro in persona, cioè Cossiga. Entrano, vanno da Cossiga, ricevono un incarico ed escono, salgono sulla loro motocicletta e si trasportano a Via del Babuino. A Via del Babuino si fermano davanti a un negozio, entrano tutti e due nel negozio, ne escono in breve tempo con una scatola e si recano immediatamente da Cossiga per consegnargli il contenuto della scatola. Che cosa c'era dentro la scatola? C'erano dei soldatini. Di piombo? Cossiga era Era un collezionista, sì, lo so. Di soldatini. Sì, lo so. E il più interessante negozio che c'è a Roma di collezionismo. Ah, me lo ricordo. Sì, ci andavo io pure da ragazzino. Sì, me lo ricordo. C'è ancora. Da ragazzino ci andavo, vero. Io questa cosa la dico e poi dopo... Era un delinquente il proprietario. Una volta gli ho portato una moneta di Antonino Pio, mi ha dato 4 lire. Certo. Delinquente. Allora, ho detto questa cosa perché ancora mi arrovella il cervello di che cosa intendesse dire Mino Pecorelli raccontando quella storia. Comunque quella storia c'è, è stata scritta, le copie ci sono. Qualcuno gli ha voluto regalare a Cossiga qualcosa di molto particolare. Per un servizio. I soldatini. Per un servizio reso. Sicuramente. Allora andiamo avanti. E al giudice Renato Squillante, all'epoca consigliere del ministro dell'Interno. Il pubblico ministero Palamara gli chiede che cosa ha fatto in concreto e il testimone risponde: doveva valutare che cosa era disponibile in termini di sicurezza, intelligence, capacità di attività di polizia, e la risposta è stata niente. Cioè, gli italiani sono dei grandi coglioni, cioè nel settore più sopraffino, più fine, più incredibilmente elettivo della politica italiana e vaticana, gli italiani non erano capaci di affrontare il problema. Hanno dominato il mondo con la diplomazia. Anche oggi sono tutte sceneggiate ufficiali quelle che noi facciamo. La realtà è quello che fanno i nostri servizi segreti, quelli veri, no? Quelli veri. Quella parte che è rimasta fedele. Eredi diretti dell'ovra, ripetiamo, sono eredi, se volete la prova ve lo dimostro quando volete, ma dall'esterno. Io mi limito ad analizzare anche dall'interno. L'interno io non la conosco, quindi il cazzo ne so, ma dall'esterno lo capisco perfettamente, vedo le manovre e capisco quello che succede. Ad esempio, quello che sta succedendo oggi in Libia è drammatico. Perché, come è stato detto proprio di recente... Vuoi scommettere che l'ONU ci dà il mandato per andare in Libia? Ci può essere quello che vuoi. Fatto è che... Fra un paio d'anni... È iniziata la campagna di terrorismo, perché proprio stamattina ho ricevuto un messaggio... Si sta scendendo in tre, Su internet. Ho ricevuto il messaggio da un amico, il quale mi ha mandato un video di una trasmissione dove si vede l'ineffabile Mentana, il quale sta creando il terrorismo in Italia, perché dice tra poco staremo a secco, perché ormai la produzione di gas e di petrolio in Libia è finita. Ora, a parte il fatto che potrebbe anche essere possibile che noi siamo stati depauperati delle nostre ricchezze, perché
in Libia c'era l'ENI e l'attacco che ha fatto... L'ELF, è stato Sarkozy con l'ELF. Esatto, l'attacco che ci ha fatto quell'infame Sarkozy, che mi auguro gli venga un cancro... No, ma è sotto processo, quindi infatti, sono cazzi suoi. Ha fatto uno sgarro a loro signori, nella sua volontà di fare lo sgarro solo a noi, l'ha fatto anche a loro signori. Però... Per dire, io sono convintissimo che in Libia ci siano talmente tanti agenti segreti italiani che vedremo quello che succede. A questo punto non è detto però che la gestione della crisi non venga sempre gestita in Italia da loro signori, perché è chiaro che il buon Mentana, di cui conosciamo l'origine e sappiamo chi è, e lavora anche per conto di una televisione che sappiamo da chi è finanziata, ha incominciato a creare il terrorismo. Perché? Perché gli italiani, spaventati da non poter più cuocere le due uova, no, per mancanza di gas. Guarda, noi siamo fortunati che basta mettersi lì, sì, al sole, che se vogliamo far cuocere le uova, altrimenti non si cuociono. Questo va detto agli amici, sì. Chi ha un terrazzo anche in città può cuocere le uova al tegamino tranquillamente senza nessun costo. C'era quella bellissima canzone che cantava Pippo Franco, diceva quando canta nella Iova la gallina ha fatto l'ova. Allora, detto questo, la carina quella di ieri, Cessa, hai visto che te l'ho mandata? Era forte Pippo Franco, formidabile. Allora, anche quella la ripeteremo più di una volta, perché quella canzone non è Cesso, la canzone si chiama Cesso di amarti questa sera, sì. Dice, e romperò la catena. Allora, detto questo, continuiamo qui, perché ci sono altre cose da dire. La metafora della defecazio. Esattamente. Allora, ho chiesto a Cossiga cosa sapeva delle trattative con gli ostaggi e lui non sapeva niente. Ti immagini se Cossiga, che sapeva tutto fin dai tempi dal momento della costituzione dei servizi segreti, della ristrutturazione del 64, quando lui, senza nessun titolo, è stato nominato vice ministro con responsabilità. Esattamente. Anche lui è stato nominato, non eletto. Era l'uomo di fiducia di Segni, all'epoca presidente della Repubblica, per i contatti con i servizi segreti. A cui è preso incidentalmente un ictus. Poteva anche darsi che gli sia preso, ma non è detto. Segni faceva parte di quella combriccola molto importante. Comunque si era fatto una bella litigata con Aldo Moro, quindi sai, anche con Presidente. È chiaro. Cioè, medò malato, lo dice, sì, io medò malato. Niente, cosa che sapeva delle trattative con gli ostaggi e lui non sapeva niente. In terzo luogo, dovevo assicurarmi che tutti gli elementi che negoziavano dovevano diminuire la paura e la destabilizzazione dell'Italia. Tutti coloro che negoziavano, lui era lì per controllare chi negoziava, per quello che gli americani non volevano. È chiaro, è così semplice, no? Quarto, dovevamo valutare la capacità delle Brigate Rosse nelle trattative e sviluppare una strategia di non negoziazione, non concessioni. Lo sai tu chi sono le Brigate Rosse? Probabilmente le hai selezionate tu. Piesni, no, probabilmente. Quel cazzo si chiama. Certamente. È l'americano Piksenik. Nella sostanza, Piksenik voleva costringere l'IBR a limitare le richieste in modo che avessero una sola cosa possibile da fare, rilasciare Moro. La realtà è esattamente il contrario. È proprio speculare. Piksenik ha detto così e lui era lì proprio per far sì che qualora qualcuno nelle Brigate Rosse avesse cercato di cedere nella trattativa, non ci fosse. No, al contrario, che strano. Come consigliere statunitense ha confidato in un libro scritto da un giornalista francese e crudamente intitolato Abbiamo ucciso Aldo Moro. Non è crudamente, sinceramente. Ma adesso Piksenik prova a fare marcia indietro. Programmi TV e interviste per me sono solo spettacolo e finzione. Lo sono per tutti, lo sono sempre stati, servono per quello.
ciò che dico alla stampa o nelle interviste è disinformazione. Lo sapevamo già, lo sapevamo. È dunque quasi si spazientisce il pubblico ministero Palmara. È vero o no che secondo Pixnik lo Stato italiano ha lasciato morire il precedente DC? Risposta: no. L'incompetenza dell'intero sistema ha permesso la morte di Aldo Moro. Nessuno era in grado di fare niente, né i politici, né i pubblici ministeri, né l'antiterrorismo. Tutte le istituzioni erano insufficienti e assenti. Non è vero, le istituzioni erano asservite e chi gestiva le istituzioni aveva paura di essere assassinato, lui o i suoi familiari, e quindi non si sono mossi. Non è come, come dice vai, lui. Gavidani, che sappiamo bene che sapevano esattamente come erano le cose, ma hanno fatto i cazzi loro. È naturale. Giustamente. Allora, qui leggiamo altri tre o quattro branetti. Le istituzioni assenti, nessuno era in grado di fare qualcosa, né i politici, né i pubblici ministeri, né l'antiterrorismo. Tutte le istituzioni erano assenti. Ritorno in patria, andò via prima dell'omicidio. E cazzo, aveva preparato tutto, non c'era più bisogno che rimanesse. Sono stato impegnato, l'America e io abbiamo abbattuto l'URSS e portato libertà in Cambogia. Grazie. I cambogiani vi dovrebbero ringraziare, perché sappiamo perfettamente cos'è successo. Com'è andata voi? Quando voi, tutti voi, facevate finta di non sapere i massacri e i genocidi che venivano fatti in Cambogia. A voi vi interessava. Se no, non avreste permesso e sareste intervenuti prima. Poi, leggiamo tre o quattro cose, perché anche questo. Il CSM rinvia il caso Boccassini ai titolari dell'azione disciplinare. Le divisioni, regole infrante, volete delegittimare. Ora è ovvio che nel momento in cui Berlusconi viene assolto di una cosa che insostenibile. Io parlavo con un amico il quale mi diceva: questo qui è un benamato porco che ci aveva un harem di ragazzette. Questo è verissimo, ma bisogna vedere quello che ci fai. Siccome Berlusconi ha solo 5-6 mesi meno di me, con tutto che è vero, questo potesse anche andare giornalmente a Viagra, beh, più di certe cose non le poteva fare. Siamo seri, no? Ecco, allora, anche queste cose le dobbiamo dire. Avrà avuto un harem di ragazzette in un posto che si chiamava un posto a Milano, che è stato poi denunciato dalla moglie prima di separarsi, eccetera. Comunque non ci interessa. Cara, è chiaro che nel momento in cui assolvono Berlusconi attaccano la Boccassini, è ovvio. Puniscono gli imputati se facciamo gli avvocati e i legali ci operano. E questo è un altro aspetto piuttosto importante. Questa è una tecnica di intimidazione che questa magistratura abitualmente fa nei confronti degli avvocati, e quindi anche questo è un discorso che quanto prima lo dovremmo riprendere. La Francia è il coprifuoco per i tredicenni, queste sono cose importantissime. Lì la gente non scherza. I tredicenni non possono più fare quello che fanno qui in Italia, dove tornano a casa alle 3, alle 4 di notte, tutte le sacrosante notti. Stamina, una banda a caccia di soldi, chiesto il processo per Vannoni e soci. Questi qui hanno bisogno, se devi fare la ricerca, hanno bisogno di soldi. Quale cazzo è? Abbiamo saputo che le staminali sono importantissime e sono utilissime. Non gli date i soldi perché dovete favorire l'industria farmaceutica multinazionale, loro giustamente li vanno a cercare, non potete accusarli che vanno in giro a caccia dei soldi, perché per fare le ricerche costano, non costano soltanto per le multinazionali, costano anche per quelli che multinazionali non sono, se vogliono fare una ricerca seria. Il disoccupato che fece 13, da 33 anni aspetto la vincita, questo è il trattamento che lo Stato dà ai cittadini. 33 anni che lo Stato finge di dire che non è vero che abbia vinto la schedina. Vedete come funziona? Questi sono i rapporti con lo Stato. Quando noi diciamo... Io li conosco bene. Appunto. Tu 35 anni ci hai messo per... 33. Come lui. Sì. 33. Come Cristo, numero per fatidico. Dio. Ci ho messo 33 anni. Numero fatidico. 3-3. Sì. Nella data della vita c'è poi 66 e 99. Appunto.
o il 666, che è un numero molto interessante. Il diritto all'oblio che non c'è. Un sito ripubblica in rete i dati cancellati da Google. Questa è una delle notizie in assoluto più importanti e più positive. Non potete cancellare più un cazzo. Capito, cari amici? Non potete più cancellare un cazzo. Nel bene e nel male. Oh no, è sempre nel bene, perché loro cancellano cose importanti. Vogliono cancellare accuse nei loro confronti. Non li potrete mai più cancellare. Poi, per concludere, mi pare di avere un'altra cosa qui, no? Questo, ecco. Oh, questo è importantissimo, ci permette poi di dire altre cose. Adesso diciamo questo. Come il sottotenente Piero Caramandrei salvò 8 soldati condannati senza colpa. E cita anche il caso del bellissimo film interpretato da Kirk Douglas. Eccolo qui, Orizzonti di Gloria, dove fa vedere il sadismo, la criminalità di questi generali, di questi ufficiali che massacravano. Spietatezza. Pietati, pigliai. Io ricordo il caso di uno che è un soldato che, avendo salutato, incontrando un generale nelle retrovie, avendolo salutato, ma teneva la pipa in bocca, perché se devi salutare non puoi anche levarti la pipa, è stato fatto fucilare. Allora, con questo io al momento chiudo, anche perché ricordiamocelo sempre che la prova a cui sono stati sottoposti gli italiani durante il primo conflitto mondiale è stata una prova tale che giustamente gli italiani hanno rivendicato quella vittoria e la volevano rivendicare anche nei confronti di quelli che ce l'avevano tradita, gli inglesi e i francesi, che hanno voluto la nostra collaborazione e poi non ci hanno voluto dare niente, mentre loro si prendevano tutto. E con questo per il momento la chiudiamo. Ciao a tutti, alla prossima occasione.